Tutto parte dalla cucina della mensa dei poveri. Le volontarie hanno preparato il pranzo che oggi sarà servito a circa 60 persone. Penne al sugo, würstel con purè, questo è il menu di oggi. Il pasto preparato dagli addetti alla cucina della mensa sarà consumato all'interno della struttura dagli ospiti del dormitorio, ma per le norme di prevenzione anti-Covid viene dall'inizio della pandemia consegnato attraverso la finestra della struttura di Via Morelli e Silvati alle persone indigenti che si rivolgono al centro. Dalla mensa dei poveri parte ogni giorno anche il pranzo a domicilio, perché solo in casa l'assistenza assicurata dagli operatori del centro SOS Anziani, istituito dalla Caritas per stare vicino alle persone che vivono da sole, impossibilitate a raggiungere la mensa per ritirare il pranzo, come ribadisce Ciro Guerriero, impegnato nella consegna di un pasto presso un'abitazione del capoluogo. Ciro, abbiamo ritirato due pasti, dove li portiamo adesso? Allora, li portiamo presso il domicilio di due persone, le quali praticamente non potendo venire qui di persona a ritirarlo perché hanno problemi di salute, sono io praticamente con il nostro progetto SS Anziani a procedere al ritiro e alla consegna presso il loro domicilio. Andiamo con te a consegnare i pasti. Ogni giorno fate questo tipo di assistenza? Sì, sicuramente. Una volta a destinazione, Ciro consegna il pranzo alla persona sola in casa. Oltre ai pasti portate anche altri beni di prima necessità? Allora, praticamente tutto ciò è sempre legato al progetto SOS Anziani, che si occupa anche praticamente della consegna di farmaci e tanto altro, il pasto, la spesa a domicilio e tutte queste cose qui, tra cui c'è anche questo servizio qui. Insomma, si tratta di persone sole? Allora, soprattutto di persone sole, che sono impossibilitate praticamente a muoversi di casa, questo è il punto cruciale. E quindi noi praticamente in questo momento ci stiamo indirizzando presso l'abitazione di questo signore, il quale appunto, come dicevo prima, è impossibilitato a poter venire praticamente alla mensa a ritirare il pasto, e dietro segnalazione proprio personale del signore stiamo provvedendo alla consegna domiciliare. Ovviamente è una cosa che praticamente sono circa 2 mesi che portiamo questo pasto al signore, quindi lui ci aspetta. Ci apre casa e quindi praticamente noi cerchiamo ovviamente con tutte le cautele possibili e immaginabili. Grazie. Buon pasto e ci vediamo il prossimo giorno. Grazie. Ci vediamo domani, va bene? Okay. Buon appetito. Il numero di telefono eventualmente per chi... Allora, il nostro è 0825 31756. Anche per oggi il pranzo è servito. L'appuntamento con gli operatori di SOS Anziani è a domani. L'anziano solo in casa può sedersi a tavola e consumare il piatto di penne al sugo e il würstel con purè.